Si è tenuto sabato scorso presso la sede amministrativa della Banca Montepruno a Sant'Arsenio il convegno sul randagismo dal titolo Vita da cane, organizzato dal Rotaract Club Sala Consilina Vallo di Diano in collaborazione con l'Istituto di Credito. Un appuntamento per discutere del problema del randagismo nel territorio valdenese e le possibili soluzioni attuabili per limitarne la virale diffusione. Anche in virtù della passata conferenza dei sindaci del Distretto Sanitario 72 dell'ASL Salerno, si è parlato della realizzazione del canile comprensoriale in cantiere dalla comunità montana. Presenti all'appuntamento, tra gli altri, il presidente del Rotaract Club Sala Consilina Vallo di Diano, Igino Cappelli, il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, il presidente del Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano, Giuseppe Daniello, il dottor Gaetano Ferrari e le dottoresse Angela Petrone e Elisa Utizzi. Perché il randagismo è sostanzialmente legato anche alla inciviltà di persone che in effetti abbandonano gli animali e non li custodiscono e non li curano come dovrebbero. E quindi ovviamente queste occasioni non fanno altro che creare un maggiore interesse, maggiore sensibilizzazione e divulgazione anche attraverso le vostre televisioni, anche attraverso la stampa, anche attraverso la divulgazione di questi momenti.